No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Questa sede ci è stata consegnata il 9 di gennaio del 2017 e per noi è stato veramente un importante punto d'arrivo, perché per molti anni il liceo musicale è stato ospitato in altre aule prese a prestito dal liceo artistico di Lucca, dislocate in vari punti della città. Purtroppo le aule che ci erano state destinate erano assolutamente inadatte, sia per quanto riguarda le lezioni del mattino, quando i ragazzi lavorano per classi intere, perché erano aule piuttosto piccole, in edifici anche umidi, ma soprattutto avevamo la grande difficoltà di sistemare i ragazzi durante le lezioni pomeridiane e le lezioni di strumento. È stato un percorso lungo ed è stato possibile grazie al fatto che da un lato la provincia si è sforzata di trovare questi locali da destinare a una delle scuole che in questo momento rappresentano una punta veramente innovativa nel panorama scolastico italiano, e dall'altra anche grazie al fatto che il demanio ha destinato, diciamo così, al recupero per le scuole, ha destinato un loro edificio molto grande. La cosa molto importante è che finalmente abbiamo potuto rimettere dei ragazzi all'interno di un monumento storico, e finalmente abbiamo dato anche a questi ragazzi la possibilità di avere una sede che sia consona, adeguata alle loro esigenze. Per cui noi speriamo davvero che queste collaborazioni fra enti, tra amministrazione, demanio, eccetera, possa continuare, perché di questo si giova in qualche modo tutta la comunità cittadina. No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.